Deduco che dobbiamo andare nel portale, quindi andiamo. Chissà per quanto si espande ancora. Certo. Ah beh, fantastico. Insomma, rifatti tutte le zone che hai già visto, però in teoria sono chiuse alcune zone, immagino. Sai cos'è ancora che mi manca in questa modalità? Avere la luce. Questa purtroppo è una verità che il gioco non può comprendere. Sarebbe davvero molto utile adesso avere anche solo una torcia. Non mi sembra di chiedere molto alla fine. Ah sì, me la ricordo questa zona. Mi ero arrampicato qua sopra. E niente, proviamo a proseguire da queste parti. Vediamo dove conduce questa strada. Ma quanto veloci sti scheletri, ma scusami. Dai, cretina di fuoco, vieni qua. Ti spacco la faccia, te le tue manine. Ah, bene, si è aperta subito. Quanto è bello quando le cose sono semplici. Penso che lo scopriremo tra poco, vero? Ancora vivo sei tu. Mi aspettavo qualcuno arrivasse da dietro, sinceramente. Mi aspettavo tra l'altro si aprisse questa zona, sinceramente. Vorrei saperlo. Ah, beh, dai. Non era poi così difficile. Dunque. D'accordo, grazie grande capo. Ecco fatto. Il terzo scrigno, questo vuol dire. Ecco qua. Vieni qua. Cretini di merda, mi spacco la faccia anche dietro il portale. Ecco qua. Madonna mia. Certe armi in questo DLC sono superiori ad altre. Punto e fine. Mi spiace, ma lo spadone a due mani è inferiore a molte altre armi. Però è utile almeno contro gli zombie. Le armi da taglio sono sempre utili contro gli zombie. Contro gli scheletri un po' meno, anche se perlomeno ha un buon raggio d'azione. È l'unica cosa positiva che riesco a trovare. E guarda quanta bella gente sulla mappa. Oh, spada del ruffiano viola. Ottimo, ottimo, ottimo. Ma levati tu. Ed ecco qui tutti i zombini che ci vengono incontro a dare il buongiorno. Gli scheletri purtroppo hanno una buona resistenza alle armi da taglio, come è ovvio pensare. Ecco perché le mazze fino ad ora sono state meglio di altre armi. E ok, uno scrigno è andato. Ma levati, cretini di merda. Mi spacco la faccia. Quella di fuoco, maledizione, quanto mi stai sulle palle. Ed è di nuovo tornato il mio amico bello. Se solo riuscissi a togliermi dalle scatole. Vabbè, certo. Lui un colpo mi tira giù, io non riesco a tirarlo giù questo deficiente con lo scudo. E ti giuro non riesco a capire qual è il modo migliore per farlo. Ecco qua, madonna mia. È veramente impensabile. Troppa difesa e ci vuole un sacco per abbattergliela. E ok, ora possiamo andare da quest'altro lato.
Madonna mia, quanta bella gente. Ecco qua. Dunque, ha detto che siamo vicini di guardarci intorno. Questo vuol dire che dobbiamo salire di sopra. Eccoci qua. E perché romperlo non andrebbe bene? Eccoti qua. Stupida leva. Ed ecco un altro cristallo. Il secondo scrigno ottenuto. Dobbiamo cercare, ovviamente. Dai! Ok. Potenza angelica, eh? Oh, fantastico. Vieni qua tu. Cretino. Ti spacco le gambe. Niente, non c'è nulla che io riesca a fare che gli abbatte la difesa, sto cretino. Oh, fantastico, quanta gente. Ma vai via. Perché è così veloce? Non è mai stato così veloce questo. Ecco qua. Uno alla volta, uno alla volta. Cretino. E ok, e uno è andato. Come al solito, sempre un po' alla carlona, ma ce l'abbiamo fatta. Non me ne frega niente io. Questo DLC l'ho comprato. Me lo gestisco come cavolo voglio. Ecco fatto. Allora, io sono arrivato da qui, però è chiusa adesso. Questo vuol dire che possiamo solo che proseguire. Sto fosso incredibile qua non c'era la prima volta o sbaglio? Forse per non farti andare troppo in giro. Ok, non dovremmo essere lontani anche dall'ultimo scrigno. E infatti eccolo là. Ma ovviamente non sia mai... appare qualcuno che deve rompere le balle. Chissà se è la soluzione giusta. Beh, a quanto pare sì. Io pensavo fosse un po' troppo ovvia come cosa, eh. Comunque, oh, lo ripeto, molto Skyrim tutte queste ambientazioni, veramente. Speriamo. Speriamo ci sia un angelo per davvero. Ovviamente ora tutto si apre. Ovviamente adesso arriveranno ordate di nemici, non sia mai. Allora. Aspetta. Eccoci qua. Vieni qui tu. Cretino. Pensi di fare l'alternativo, eh? Tanto questi qua che corrono si arrampicano comunque. Io mi metto qua sopra per evitare quelli grossi. Anzi, se vengono loro mi fanno che un piacere a me. Mi evitano di dover subire tutte quante le loro manate merdose. Ah, beh, fantastico. Con un coltello sono aumentato di livello. Vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Il rimorso del crociato. Il prossimo è il Fen d'Inferno. Purtroppo per noi non era ancora finito. Ah, ancora. Ecco qua. E via. Ma basta, quanta gente sta arrivando. Ancora lo stronzo con lo scudo arriva. Quanti cretini che corrono. Maledizione. Non vi si sopporta. Tanto adesso, esatto, arriva quello con lo scudo e via. È finita la pacchia. Ale, è andato. Ah beh.
È arrivato lui, faccio tutto il lavoro e arriva, faccio io. Vecchio di merda. Esegui il rituale. E facciamo sto rituale allora. Ahat, Rehet, Nem. Ne manca a te, fratet. Oh, bellino lui. Giustizia corrotta. Dove sono? Ovviamente. Non sia mai che ci sia un cavolo di dirupo insommortabile. Beccati questo al ginocchio. Quanto fai giusto di grazia? Quanto fai di danno? 380. Minchia che manata. Ah, no, aspetta, ma da quando tu fai sti danni? Scusami. Scusa un secondo. Ma per caso... non era... Giuro che non era voluto che gliela sparassi nel culo. Ma ogni tanto mi sembra di vedere che alcune frecce fanno un effetto blu. Non vorrei che tipo siano magiche alcune frecce. Cioè che alcuni colpi ogni tanto diventano... viola. Ecco qua, dicevo. Che alcune frecce diventano magiche a una certa. Sconfiggi i nemici. Ok, sì, ma dove? Ah, buongiorno, ce ne avete messo di tempo. Ecco qua. Fermo lì. Certo. Ma scusami, giusto per capirci, se io adesso finissi le frecce, come la risolviamo la questione? Ecco qua. Ancora, quanto... quanto ci vuole? Oh, basta. Basta. Maledizione. A tutti voi. Ale, è andato. Come? Ah beh, grazie. Ogni tanto qualcosa di utile lo fai allora. Dunque, amico. I have seen Baal's corruption envelop the world. His armies invading kingdoms, spreading death and destruction. And Anat was leading them. She's trying to call him back, my dear friend. And if Baal returns, there will be no hope. We must stop her. We must stop the ritual. D'accordo. We cannot be late. We cannot. Certo, capo. Attraversa il portale. Ma giusto per capirci, ho altre frecce io? Oh, ce n'è un altro. E una sola freccia. Grazie.